due vice campioni del mondo di pattinaggio con noi qui a Basilicanova nel Parmense. Siamo con un grande spettacolo da parte del pattinaggio di Noceto di Pontenove. Intanto, come siete arrivate qua, poi ci raccontate anche qualcosa sulla vostra esperienza. Buonasera a tutti, noi siamo Alice e Federico e siamo stati invitati a questa manifestazione sportiva e ringraziamo ancora l'organizzazione per averci dato l'opportunità di essere qui questa sera. E è stata una bella manifestazione e appunto noi siamo molto contenti di essere stati parte di questo spettacolo. Vice campione del mondo, dove avete vinto questo titolo? Vice campione del mondo, sì, e siamo vice campione del mondo quattro volte. In Argentina? Quattro volte? Sì. Ah, allora vi voglio sapere tutti. No. E il primo ho vinto a Barcellona nel 2019. E successivamente nel 2021 abbiamo vinto l'Asunción in Paraguay. Nel 2021 sempre campioni europei della categoria, però regione, e nel 2022 invece ci siamo laureati sempre vice campioni del mondo in Argentina. Com'è questo viaggiare in giro per il mondo grazie al pattinaggio? Qual è il paese più bello che avete visto? Beh, diciamo che ogni paese ha le sue caratteristiche, le sue particolarità. Sicuramente è una grande opportunità perché visitiamo dei paesi che difficilmente si riuscirebbe a vedere per dei ragazzi della nostra età. Siamo stati in Cina, siamo stati in Paraguay, siamo stati in Argentina. E personalmente il paese che mi ha colpito di più è la Cina, per la cultura, per la tradizione che si respira, molto bello. Sì, come ha detto Federico, il paese ha la sua particolarità, però io resto sempre attaccata, perché anche l'Italia ha quel qualcosa in più, quindi siamo attaccati, io personalmente sono attaccata al mio paese, insomma. E come si fa a diventare quasi campioni del mondo? Qual è l'ingrediente magico che vi aiuta? Io direi il sudore. Costanza, dedizione e complicità, quando si parla di coppia in questo caso, e sei in due, però non sempre si può tutti i giorni dare il massimo, quindi quando qualcuno magari un giorno può dare il 40, l'altro deve dare il 60, e quindi anche questa sintonia deve esserci sempre al massimo per rendere in pista. È un lavoro di squadra, se la squadra funziona le cose vanno bene. 20 anni, 23 anni, siete tutte due dell'Emilia e Romagna, sì. Una di Rimini e l'altra di Bologna. Com'è che vi siete incontrati in questo percorso da campioni? Fa un po' ridere perché gareggiavamo contro inizialmente, Federico mi batteva, lui era perché ero più grande. Tre anni in più sono determinanti. Sì. Però dopo nel 2014 finito il campionato europeo, terminato insomma suo padre nonché anche suo allenatore, ha contattato insomma la mia società per poter provare questa coppia, insomma, però abbiamo avuto il massimo dei risultati fino alla prima gara, quindi fino ad oggi, insomma, quindi è funzionata, possiamo dire. Sì. Quali le emozioni più forti che avete provato in questa vostra lunga ma breve carriera? Adesso che siete giovanissimi, anche se è da 9 anni che siete insieme e molti di più che fate pattinaggio, immagino. La prima emozione è il primo mondiale. Il mondiale sicuro. Indimenticabile. Primo mondiale junior vinto in Cina, appunto. Sì. E poi secondo me anche il. C'era qualche tifoso italiano? Scherzeggiava. Un po' ci allontaniamo un po' troppo. E poi la prima gara, perlomeno per quanto riguarda me, nella categoria senior, sì. Quando abbiamo insomma la prima gara contro Rebecca e Luca, è stata una bella emozione. Quindi dove lì, insomma, in Spagna è molto seguito, quindi palazzetto pieno. Ci sono state 6.000 persone italiane, perché appunto più vicino in Italia, quello è dimenticato. Che consigli dare agli giovani atleti che avete visto oggi per proseguire la carriera sulle vostre orme? Ma sì, sicuramente non scoraggiarsi, perché è uno sport difficile, è uno sport che ci vuole molto tempo per imparare le cose. Io mi sono rotto ossa. Questo non incoraggia. No, ma è normale, in tutti gli sport ci sono degli intoppi, ci sono dei momenti alti, certo. Momenti bassi, però l'unico modo, se si vuole raggiungere l'obiettivo, è perseverare, è fare fatica, cadere, rialzarsi, perché l'unico modo veramente per ottenere un obiettivo è crederci veramente, quindi se uno ci crede, perché? La strada la trova. Ogni sacrificio viene ripagato. Quali i vostri prossimi obiettivi? Restando al presente,
prossimo obiettivo più vicino, diciamo, un campionato italiano. Vincere il campionato italiano. Sì. Poi dopo ci saranno i campionati del mondo e vediamo se riusciamo a togliere la parola vice prima. Davanti a, e a conquistare il gradino più alto. Vediamo. I più alti vediamo. Sono sempre gli stessi o cambiano? No, questa la stanno fatto l'ultimo anno, l'anno scorso. Quindi siete voi i migliori, perché no. State tenendo sempre siamo, un po' come... Entri in pista... Si azzera tutto, diciamo che siamo i favoriti, poi non ci sbilanciamo. Però teniamo conto che ad esempio nel Formula 1 chi arriva sempre secondo vince il campionato. Quest'anno non credo, no, quest'anno mi sa che di no. Però vediamo, dai, le prospettive ci sono tutte. Dare il massimo, l'importante è quello, far vedere, insomma... Continuare a spingere, che miglioriamo, a siamo forti. Migliorati. E entrare. L'ultima cosa poi vi lascio, com'è firmare autografi? Capita spesso e com'è come emozione? Ma quando siamo a fare qualche esibizione in giro spesso ci capita, nel nostro piccolo mondo diciamo del pattinaggio è una gratificazione, nel senso, cioè capisci che comunque hai fatto qualcosa che in altre persone un minimo lascia il segno. Essere lì. Di ispirazione ragazzi e ragazze di oggi. In un mondo ti spinge anche a te a continuare con dei valori positivi, esatto. Insomma, esatto. Questa è la cosa. Anche perché sono delle bambine piccole, bambini piccoli, quindi è tutto genuino, certo. Non è forzato, quindi è molto esatto. Bello. Grazie, in bocca al lupo, poi voglio l'intervista quando vincerete il campionato. Vediamo, vedremo. Va bene, in bocca al lupo, grazie.